No, oddio, guardate, è diarrea di unicorno questa. Ma no. Hola sui Family e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi, come avete ben visto dall'intro, andremo a parlare di cacca, insomma, ecco. Perché, allora, quando sono stato in Spagna ho notato una cosa. Sono fissati con la cacca. Nei negozi, cioè voi entrate, tipo, non so, dei cinesi, nei negozi di cianfrusaglie varie, cioè ovunque voi vi girate è rappresentata una cacca. Che sia una cacca marrone o una cacca colorata, comunque c'è sempre di mezzo la cacca, cioè. Però una cosa che mi ha colpito di più, perché anche gli slime sono di cacca, cioè nel senso, perché oggi andiamo a scoprire uno slime che mi ha colpito particolarmente. Ovvero, cioè, mi ha colpito il nome, perché è scritto in spagnolo. Poi se ve lo traduco comunque in italiano è più semplice. Perché oggi andiamo a scoprire, e oggi è un video slime, un video, ecco, la cachita di unicorno. Sì, cachita di unicorno. E poi comunque è tutto specificato, italiano, spagnolo, caca di unicornio, cacca di unicorno, unicorno pop, caca del licorne. Wow. Non so di che cosa puzza perché non l'ho ancora aperto, l'ho tenuto sigillato per la paura che mi si scoppiasse in volo, anche se su questo fantastico volo non ci sono mai, forse è stato questo che mi ha portato sfiga, la cacca di unicorno, comunque non lo so, e insomma l'ho portato a casa e adesso non vedo l'ora di aprirlo insieme a voi. L'ho pagato veramente poco, perché là non, i prezzi degli slime non sono come da noi, perché massimo che trovate è 2 euro un bel barattolo di slime, perché questo qua comunque sono 140 grammi di slime, è bel pieno. Era di un altro colore però quando l'ho comprato, cioè perché aveva tipo una sfumatura che andava dal viola fucsia all'azzurrino glitteroso. Adesso è diventato tutto azzurrino con i glitter che sono finiti qua in fondo. Comunque niente, andiamo a scoprire questa cachita di unicorno direttamente nella mia postazione tra 3, 2, 1... Ed eccoci qua Sweet Family catapultati nella nostra postazione e qua in pole position abbiamo già la nostra cacchita di unicornio, ovvero qua viene anche specificato come vedete, cacca di unicornio, cacca di unicorno, unicorn poop e cacca di licorne, ok. Non è tossica, è distribuita da questa marca, che guai, ah, che guai, ok, vabbè, dettagli. Qua dietro comunque sono tutte le avvertenze e come vedete questo è il colore della nostra cacchita. Qua c'è una piccola parvenza di violetto, di questo comunque come l'avevo comprata era viola azzurro, cioè era carinissima. E vabbè, adesso vediamo se più che cacca è diarrea di unicorno, perché secondo me è mollicina, 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 ma soprattutto non so come farò a rimetterla dentro nel suo contenitore. Guardate, ma è cacca, è una diarrea di unicorno questa, più che... Guardiamo. Oh mio Dio, ma che cos'è? Oddio, scola dappertutto. Ma no, mi è andata a finire tutta sulla PlayStation glitterosa, aiuto, non riesco a prenderla. Ottimo. Ma dai, ma che cos'è questa cosa? È bellissima al tatto, è inodore perché non si sente profumo né niente. Però adesso vi faccio vedere la situation. Diarrea di unicorno. È fantastica per fare una ASMR. Però adesso mi si è appiccicata tutta qui. Oh mio Dio, che disagio, guardate. Vabbè, ma io... Ma... Sì, ho capito, è diarrea di unicorno questa, ottimo. Guardate, quando gli unicorni passano fanno splotch. No, vabbè, lo sapevo io di non farla qui sopra, questa review. Però vabbè, guardate, insomma, questa qua è la cacca di unicorno. Io dovrò buttare via anche tutto il mio sfondo glitteroso insieme alla cacca di unicorno, sicuramente, se non riesco a recuperarla. Proverò a metterla nel frigor. Adesso vi sto facendo praticamente delle riprese malissimo. Ma non mi aspettavo questo smolliciame qua. Ma non è neanche brutta comunque, perché se guardate dopo un po' si rapprende. E il colore è fantastico comunque, guardate quanto è bello. Ha delle parvenze di fucsia. Sì, oddio, proprio in controluce. Però è proprio, cioè più che cacca è diarrea di unicorno. Cioè un unicorno che ha mangiato qualcosa e è andato di corpo.
ma anche il rumore è agghiacciante, sentite. Cacchita mia, hai fatto flop. Però... vediamo se riesco a smollignare. Nulla, mi tocca finire il video in questa maniera, ovvero con queste belle mani palmose con la cacca di unicorno che mi cola dappertutto. E se questo video di cacca vi è piaciuto, mi raccomando, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube e inoltre vi aspetto su tutti i miei social network, Instagram, Musical.ly, Facebook. Vi lascio tutti i link nell'info box. Io per adesso vi mando un super bacio caccone unicornoso a tutti e noi ci vediamo domani in un altro e fantastico video. Beh, schifo. Aiuto. Non so più come muovermi.